Formigoni commenta l'esito del voto in Lombardia e sottolinea come sia l'appoggio al governo Monti lo scotto pagato dal PDL, ma il governatore non invoca ribaltoni. La leadership di Alfano non è in discussione, dice, prima di tornare sulla vicenda dei viaggi con Daccò. Non ho mai detto di avergli dato dei soldi, non è servito nessun conguaglio per quelle vacanze di gruppo. Consiglio a Formigoni di prendersi un minuto per riflettere. Il dato politico è chiaro. Il centrodestra non è più maggioranza in Lombardia. Questa è l'analisi delle elezioni fatta da Maurizio Martina, segretario regionale del PD. Stamane Fabrizio Cecchetti è stato eletto presidente del Consiglio regionale. L'esponente leghista ha tracciato gli obiettivi del suo mandato. Occorre aprire il palazzo al territorio, ha detto, rompendo con la logica dell'autocelebrazione. Serve un bel bagno nella realtà. Non si ferma la corsa dei fallimenti. Nel primo trimestre dell'anno sono state aperte oltre 3.000 procedure, il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2011. I dati sono quelli di Serv. La Lombardia paga un prezzo altissimo. I radicali tornano in pressing sul sindaco Pisapia affinché vengano riscossi circa 7 milioni di euro che deriverebbero dai verbali elevati dai vigili per le affissioni abusive di manifesti durante la campagna elettorale dello scorso anno. Il presidente del Comitato contro le occupazioni abusive in via Lope de Vega è stato minacciato con un coltello da un pregiudicato. È accaduto al termine di una riunione e non è il primo atto intimidatorio nei confronti del Comitato. L'8 gennaio davanti alla sede era esplosa una bomba carta. Una donna di 74 anni è morta stamattina dopo essere precipitata dalla finestra della sua abitazione al terzo piano di uno stabile in via Novara, a Milano. Inutili i soccorsi del 118, la signora sarebbe caduta mentre faceva le pulizie. Arriveranno anche dalla Nigeria, dall'Iraq, da Haiti i pellegrini che raggiungeranno Milano per assistere al 7° incontro mondiale delle famiglie, alla messa conclusiva celebrata da Benedetto XVI, rappresenteranno ben 145 paesi.